L'amore fa male o fa bene? È una questione di chimica o è anche uno dei tanti importanti fattori psicologici che influiscono sulla nostra salute? Cibo e sesso sono uno dei binomi preferiti della seduzione. Lo sanno bene i giapponesi che hanno inventato le Nyoitei Mori, la pratica di mangiare sashimi o sushi sul corpo di una donna, tipicamente nuda. Un fenomeno esportato in ristoranti di lusso correlato alla sitofilia, una sorta di feticismo legato al cibo in cui viene raggiunta l'eccitazione sessuale mangiando sul corpo di un'altra persona, oppure usando il cibo come stimolo sessuale. Vi ricorda qualcosa? I cibi afrodisiaci, esattamente. Qualcuno li guarda con scetticismo, qualcun altro invece li considera ingredienti irrinunciabili per una cena speciale. Una fame d'amore che anche per questo San Valentino appena passato ha spinto oltre 5 milioni di italiani a festeggiare al ristorante. Ma perché cibo e sesso sono tanto intimi? Lo abbiamo chiesto a Roberta Cacioppo, psicoterapeuta e sessuologa di Milano. Cibo e sesso sono tanto intimi perché riguardano qualcosa che per le persone ha a che fare con il piacere e possibilmente con il piacere, per esempio, all'interno di una relazione, se stiamo parlando dell'andare a mangiare fuori a San Valentino, quindi la possibilità di condividere con l'altra persona un momento speciale fatto anche di piacere dei sensi, del condividere qualcosa insieme, ma anche dello stare proprio insieme. E passare del tempo a fare qualcosa che ci piace e che ci anche un po' fa sentire in comune. Cuori palpitanti che fanno girare l'economia a tavola. Conti alla mano, insomma, San Valentino è senza dubbio un chiaro contributo al nostro prodotto interno lordo. Che poi si porti a cena la moglie, la fidanzata o l'amante, con la scusa di tirar tardi magari in ufficio, non ci è dato sapere. Indiscrezione a parte, il palato e l'appetito sessuale andrebbero stuzzicati più di una volta l'anno, magari organizzando qualche bella cenetta a lume di candela in casa, con i consigli della dottoressa Cacioppo. Darsi modo per organizzare del tempo buono da passare insieme, condividendo qualcosa, per esempio del cibo buono che piace a entrambi, è un'ottima ricetta per la coppia perché dà modo di creare un contesto particolare in cui entrambi attribuiscono, a cui entrambi attribuiscono un buon senso, cioè il senso del lo stiamo facendo proprio per noi, perché ci piace e perché ci piace di stare insieme a fare questa cosa qua.